sia V uno spazio vettoriale sul corpo K, io spesso lo chiamo corpo campo indifferentemente, però in realtà usiamo sempre dei campi, cioè campo è un corpo commutativo, la moltiplicazione dei numeri è commutativo. Prendiamo siano V1, VK, un certo numero di vettori appartenenti a V. Essi si dicono linearmente dipendenti se e solo se, per definizione, diciamo esistono, vabbè lo scrivo in due parti, esistono lambda 1, lambda k appartenente a v, tali che lambda 1, v1 più lambda k, vk sia il vettore nullo. Secondo, in realtà esistono sempre, la prima parte è sempre è facile da verificare, perché vediamo un po', fermiamoci un attimo. Mi sapete produrre il vettore nullo mettendoci degli opportuni lambda 1 lambda k? Se ci metti tutti i zeri viene il vettore, è automatico. Quindi questa esistenza non è una cosa particolare, anzi, però almeno uno, se aggiungo questa condizione dei lambda con i, è diverso da 0. Da 0 in K o da 0 in V? Da 0 in K, i lambda con i sono scalari, stanno in K. Se lo volessi scrivere matematicamente, esiste i compreso tra 1 e k, tale che lambda con i diverso da 0. Zero, non il vettore nullo, e stiamo in k. Quindi se lo vogliamo dire a parole, possiamo dire esiste una combinazione lineare che fa il vettore nullo, e questa c'è sempre. La quale è la combinazione lineare? Quella con tutti i zeri. Però quella con tutti i zeri come si chiamerà? Combinazione lineare banale, genesi. Chiaro? Allora, se lo vogliamo dire a parole, cosa dobbiamo dire? Esiste una combinazione lineare non banale che fa il vettore nullo. Esiste una combinazione A che fa il vettore nullo, grazie, basta ci metti tutti i zeri e viene il vettore nullo. Ah sì, ma quella è banale, cioè esiste una non banale in cui almeno uno dei coefficienti è diverso da 0. Allora, V1, VK adesso si dicono linearmente indipendenti se e solo se, per definizione, non sono linearmente, cioè dobbiamo negare il fatto che siano linearmente dipendenti. Se e solo se, vabbè, questa è la definizione.
ti dicono le medie dipendenti se esiste una combinazione lineare non banale che mi dà il vettore nullo. Si dicono linearmente indipendenti quando questo non succede. Lo sapete scrivere in formula? Che significa quando... Allora, cosa significa che sono linearmente indipendenti? Se andiamo a tradurre la definizione, sono linearmente indipendenti se e solo se, qua ci metto una bella parentesi, lambda 1, 1 più lambda k, vk, uguale a vettore nullo, se e solo se lambda 1 uguale a lambda 2, uguale a lambda k, uguale a 0. Cioè dobbiamo scrivere, non esiste una combinazione lineare non banale che faccia vettore nullo. La negazione di questo fatto qual è? Scusate, esiste la combinazione lineare non banale che mi dà il vettore nullo? Ma esiste, combinazione lineare non banale che mi dà il vettore nullo. La negazione qual è? Non esiste una combinazione lineare non banale che mi dà il vettore nullo. Quindi l'unica combinazione lineare che mi dà il vettore nullo è quella banale. Basta ragionare e il contrario di esiste una combinazione lineare non banale che mi dà il vettore nullo è non c'è. Non c'è cosa? Una combinazione lineare non banale che mi dà il vettore nullo. E cioè l'unica combinazione lineare che mi fornisce il vettore nullo è quella banale, quella ci sta per forza. Ma è l'unica. Altre non ce ne stanno. Vedete, se e solo se. Se qua ci metto tutti i zeri viene il vettore nullo, se qua viene il vettore nullo questi sono tutti zeri. La parte non banale è questa, la parte non banale dell'implicazione. È chiaro che se ci metto tutti i zeri viene il vettore nullo, ma se i vettori sono realmente indipendenti e qua mi viene il vettore nullo, allora sono tutti zeri. Quanto tempo ci ho messo a tasta la definizione? 4 ore, 10 minuti. Che vuol dire? È importante. Questa la dovete conoscere bene. È inutile che dico la dovete conoscere a memoria, perché se la conoscete a memoria non avete risolto niente. La memoria è fatta per fallire. La dovete capire. Cosa cattura questa definizione? Cattura il concetto che se i vettori sono dipendenti, quando faccio lo span ci sta qualche vettore che non serve. Allora, osservazione fondamentale: siano V1 VK linearmente dipendenti. Allora ho una combinazione lineare lambda 1 V1 più lambda K VK fa il vettore nullo. E poi sappiamo anche che lambda i è diverso da 0. Un certo lambda i. Non tutti quanti. Spesso saranno molti diversi da 0, però basta uno diverso da 0. Esiste lì compreso tra 1 e K tale che lambda i è diverso da 0. Giusto per scriverlo. Allora, se lambda i è diverso da 0, io cosa posso fare? Posso scrivere V con I, lambda I V con I, lo porto dall'altra parte, è uguale a meno lambda 1 V1 meno lambda 2 V2, poi cosa dovrò mettere? Meno lambda con I meno 1 V con I meno 1, e purtroppo lambda I V con I l'ho portato di là. O per meglio dire, tutti gli altri ho portato di là. Poi ci devo mettere meno lambda con i più 1 V più 1
meno lambda k v k. O no? Li ho portati tutti dall'altra parte, però devo sottolineare il fatto che l'indice i è rimasto di là. Il termine, diciamo, l'addendo relativo all'indice i è rimasto a sinistra. Quindi qua non posso scrivere 1, 2, k, devo scrivere 1, 2, i meno 1, poi salto i e quindi passo a i più 1 come indice, no? Facciamo un esempio concreto. Se ho v1 più 3v3 più 2v4 più meno v5 uguale a 0, allora io posso scrivere 2v4 uguale meno v1 meno 3v3 più v5. Ho isolato v4 e ho portato gli altri dall'altra parte. Qua l'indice 4 non ci deve compare, ma non compare manco quello 2, e quello 2 è un caso che non compare, non compare perché c'è il coefficiente 0 davanti. Però l'indice 4 qua non è un caso che non compaia, è perché il termine con l'indice 4 è rimasto a sinistra. Adesso che faccio? Divido per lambda i, quindi ottengo v i, qua mi conviene scrivere, invece di scrivere tutta questa cosa, noi scriviamo somma per j che va da 1 a k, e qua aggiungiamo j diverso da i, di meno lambda j fratto lambda i per v con j. Dice, come si scrive questa roba? Si scrive così. Allora, qua i è un indice che hai voluto evidenziare, e quindi è come se fosse stato, questo indice è stato fissato. Qua ho messo il fanale sull'indice 4, quindi ho fissato i uguale a 4. Adesso, se ho fissato i uguale a 4, non posso usare la sommatoria della lettera i un'altra volta, giusto? Allora, se non posso usare la lettera i, nella sommatoria uso la lettera j, ne uso un'altra, uso la lettera h. Le lettere che usate qua nella sommatoria si chiamano variabili mute, perché potete usare la lettera che vi pare, la sommatoria rimane la stessa. Se io scrivo sommatoria per j che va da 1 a k, e poi qua ci scrivo una, o scrivo sommatoria per j che va da 1 a k, poi scrivo sommatoria per h che va da 1 a k, al posto di j ci metto h, sembra la stessa cosa, viene chiaro? Ok, però avendo fissato i devo scrivere j diverso da i. Allora, cosa c'era scritto qua? Meno lambda 1 v1 lambda 2 v2, in generale l'indice è lambda j vj. Poi devo dire che quello con i non c'è, allora qua scrivo j diverso da i, oppure devo scrivere due sommatorie da 1 a i meno 1 e poi l'altro da i più 1 a k. Però è più facile, in genere si scrive così. E poi cosa devo scrivere? Lambda j vj, e alla fine, siccome divido per lambda con i, è sempre lo stesso, lambda con i posso scrivere 1 su lambda i, posso scrivere tanto fuori, tanto dentro, perché la sommatoria è sull'indice j. Cioè, per capirci, se qua scrivo 1 su lambda con i e questo lo cancello, è la stessa cosa. Invece, ovviamente, j non lo potete portare fuori, la sommatoria è su j. Ok, sarebbe a dire, nell'esempio è v4 uguale meno v1 mezzi meno 3 v3 mezzi più v5, anzi qua invece di 3 mettiamoci 6, così poi viene 6, così dividendo per 2 viene 3v3. Volevo fare un caso in cui, per esempio, uno di questi qua si può semplificare. Questo è il caso generale, questo ho fatto in un caso particolare, giusto? Cosa mi dice questa osservazione fondamentale? Quindi esiste un i, un indice compreso tra 1 e k, tale che v con i si può esprimere come l'ho espresso qui.
Cos'è questo? Dove ho sfruttato? Allora, qui c'è un punto fondamentale. Quando ho diviso, perché posso dividere? Ah, perché è diverso da 0. Ma allora, se posso dividere, questo che cos'è? Questo qui, per esempio, lo chiamate mu con j, è un nuovo coefficiente. Allora, che cosa, come si può, come l'ho espresso mu con i? Come si chiama questo? Se qua ci scrivo mu con j e mu con j, combinazione lineare. Di chi? Come combinazione lineare di chi? Dei vettori v1 con vk? No, dei vettori v1 vk, v con 4 era uguale a v con 4. Non c'è bisogno. Come combinazione lineare degli? Degli altri. Gli altri vettori, cioè esattamente il v con j diverso da i. È chiaro? Quindi, e questo in realtà è se e solo se, il discorso si può invertire completamente. È facile perché qua se questo lo chiamo mu con g, se v con i è uguale alla somma di mu con g per g diverso da i, portate tutto da questa parte e ottenete che è uguale a 0 e il coefficiente di v con i è pari a 1 e quindi è diverso da 0. Ok? Insomma, quando un coefficiente è diverso da 0 moltiplicando per il suo reciproco, il coefficiente si può far diventare uguale. Quindi, quando è che dei vettori sono linearmente dipendenti? Quando esiste uno di questi vettori, non sappiamo quale, che si può esprimere come combinazione lineare degli altri. Ma se noi esprimiamo, per esempio, prendiamo questo caso qui, prendiamo il caso particolare, l'esempio. Chi abbiamo espresso come combinazione lineare degli altri? Non l'ho cancellato, ma era V4 che abbiamo espresso come combinazione lineare di V1, V3 e V5. Quindi span di V1 V3 V4 e diciamo V1 V2, V3, V4 e V5. Cosa posso dire? Posso togliere un vettore da qua e lasciare lo span uguale? Posso, cioè, questo, prendiamo V1, V2, V3, V4 e V5. Erano 5 vettori. Abbiamo già dimostrato che prendo un certo numero finito di vettori, faccio le combinazioni lineari e ottengo un sottospazio di V. Ok? Questi sono 5 vettori. La domanda è, ne posso risparmiare qualcuno? Chi? V4 è inutile che ce lo metto, lo posso fare con V1, V3 e V5, no? Quindi questo qua sarà lo span di V1, V2, V3 e V5. Questa è una conseguenza automatica di questa osservazione. Se V4 lo posso esprimere come combinazione lineare degli altri, lo posso risparmiare, non ce lo metto. Lo facevo con gli altri. Le combinazioni lineari servono a fare gli altri vettori dello spettro. A generare, per meglio dire, matematicamente, gli altri vettori dello spettro. Vediamo un po'. Sempre nell'esempio, ne potevo risparmiare un altro o no?
Io ho detto in maniera volutamente ambigua. Ne posso risparmiare? No, 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 V2 è l'unico che non posso risparmiare. V2 qua dentro ci combatte. Come lo fate a fare con gli altri? Posso risparmiare V3 o V1 o V5, ma non posso risparmiarli oltre a V4, cioè non posso toglierlo da qua. Potrei scrivere, invece di scrivere così, posso mettere V4 al posto di V1. Cioè, come questa, isolare questo elemento e scriverlo come combinazione lineare con gli altri, con chi lo potevo fare? Con tutti gli elementi che avevano un coefficiente diverso da 0 davanti. Quindi lo potevo fare con V4, ma lo potevo fare anche con V1, con V3 o con V5. Nel momento in cui lo facevo con V1 al posto di V4, allora quindi potevo risparmiare, potevo togliere V1, però mi dovevo tenere V4. È chiaro questo concetto o no? O è troppo difficile? Quando io ho scritto una combinazione lineare significa che c'è qualcosa che posso, quando vado a fare lo span per generare gli altri vettori, c'è qualcosa che posso risparmiare. Va bene? Per capirci, se io ho, diciamo, facciamo un altro esempio, con i colori, certe volte, se non avevi un colore, per esempio avevi gli acquarelli oppure avevi le tempere, ti serviva il viola? No, facevi rosso e blu e facevi viola, te lo potevi risparmiare. Tuttora nelle cartucce della stampante ci sono stampanti, quelle a getto di inchiostro, che hanno 3 cartucce e alcune ne hanno 4. Perché alcune ne hanno 4? O hanno una cartuccia con 4 scomparti? Peggio ancora, che finisce con scomparti, devi cambiare tutta la cartuccia. Perché? Perché ne hanno... Allora, una cartuccia a getto di inchiostro, che colori deve fare? Dovrebbe fare tutti i colori, insomma, milioni di colori. E come li fa? Combinando 3 colori fondamentali, che sono rosso, giallo e blu. Vabbè, ciano, magenta, giallo, ciano e magenta. Questo però, attenzione, no, rosso e giallo, perché giusto, non voglio fare affermazioni scorrette, quindi a me no. Quando vai in sintesi sottrattiva, cioè scrivi su, stampi su, allora su rosso, giallo e blu. Quando vai, invece se andate a vedere, se avete qualche, ma dovrebbe essere così, ma ormai sono troppo piccoli da vederli, dovrebbe essere così anche per le TV nuove, però non ci sono andato mai a vedere, mette l'occhio vicino, però se prendete la TV vecchia, quella, diciamo, col tubo catodico, il pixel c'ha 3 righine. Come sono queste righine? Rosso, no, RGB, red, green e blu. Sono rosso, verde e blu. Questo perché là è, la sintesi è additiva e non sottrattiva, e conviene avere come colori fondamentali questi altri due. Tuttavia c'è un colore che è difficile da fare, Quali colori sono difficili da fare? Il bianco e il nero. Teoricamente, se tu li mescoli le proporzioni corrette, ti esce nero, però praticamente bava sempre un po', quindi a volte perciò ci mettono il nero, perché se ti esce un viola leggermente più carico, leggermente meno carico, l'occhio non se ne accorge. Però se il nero non è perfetto, l'occhio se ne accorge. Quindi perciò ci metti il 4, non perché serva. Però questo che ti dice? Che anche lì
tu puoi risparmiare tanti colori. No, per esempio, rosso, giallo, blu, viola, il viola me lo posso risparmiare. Oppure potrei risparmiare un altro colore al posto del viola. Però poi bisogna vedere. Cioè, cambieranno tutte le proporzioni. Io in genere faccio sempre rosso, giallo e blu perché so le proporzioni come devo, so come facilmente fare gli altri colori. Ed è più facile fare gli altri. Insomma, ci sarà. Per esempio, qua se esplicito V1 invece che V4 mi conviene così non mi vengono i mezzi in questa situazione. Ma questo è un altro discorso. Dal punto di vista teorico, comunque, qua posso risparmiare V1, oppure posso risparmiare V4, oppure posso risparmiare V3, oppure posso risparmiare V5, ma sempre uno solo ne posso risparmiare. Per quello che sta scritto qua. Perché ho una combinazione lineare che fa 0, che mi dice che c'è un elemento che posso risparmiare. È chiaro? Quindi il concetto linearmente dipendenti, se ho una combinazione lineare che fa 0, mi dice che in mezzo a quei vettori, quando faccio lo spend, ce n'è uno che posso risparmiare. Questo è il concetto fondamentale, il concetto chiaro. Poi, altre definizioni. Se V1 e VK sono linearmente indipendenti, si chiamano anche parte libera. Parte Allora, prendiamo lo spazio vettoriale su K. Se V1 VK sono linearmente indipendenti, si dicono anche parte libera. Se le due definizioni sono indipendenti, questa è definizione 5 e definizione 6, così capiamo che sono due cose che non devono essere insieme. Quindi, quando dico parte libera o vettore linearmente indipendente è la stessa cosa. Definizione 6. Se span di V1 VK è uguale a V doppio, si dice anche che V1 VK è un sistema di generatori di V. Perché si chiama sistema di generatori? Span significa spazzare, ma non nel senso di spazzare per terra, nel senso di generare, diciamo come dove vuoi arrivare, no? Lo span delle tue braccia è dove vuoi arrivare con le braccia.
in italiano diciamo sistema di generatori, nel senso che tramite le combinazioni lineari con V1, VK io posso generare tutto. Perché ho messo queste due definizioni che in parte ripetono cose precedenti? Perché queste due definizioni stavolta catturano questa cosa, due concetti separati. Se sono minimamente indipendenti, che significa? Che qua, quando vado a fare lo spending, non posso, per ottenere quello che qua, quando faccio lo spending di questi qua, non posso togliere niente. Cioè, se tolgo uno di questi vettori e faccio lo spending, non otterrò più la stessa cosa. Perché se ottenessi la stessa cosa, cosa voleva dire? Che il vettore che ho tolto lo potevo generare partendo dagli altri, ma se lo potevo generare partendo dagli altri, allora i vettori erano linearmente dipendenti, otterrei una contraddizione. Quindi parte libera o linearmente dipendenti mi diranno che quando vado a fare le combinazioni lineari, questi mi servono tutti quanti, nessuno è inutile. Qua invece mi dice che quando vado a fare le combinazioni lineari ottengo almeno ottengo V2. Esattamente V2. Però non mi dice se posso scartare qualcosa o meno. Allora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di arrivare a generare tutto V. Però lo vorrei fare anche in maniera tale che ogni, cioè da non, che tutti i vettori siano utili in questa. Ok? Allora, diamo la. Ma questo vale anche per un sottospazio, quindi diamo la definizione 6. Siamo sempre in uno spazio vettoriale su K. Sia V1 VK siano V1 VK linearmente indipendenti, diciamo parte libera, e un sistema di generatori di V. Allora V1 VK si dice base di V. Conviene farlo su V doppio, perché se lo facciamo su V stiamo automaticamente diremo che staremmo automaticamente dicendo che V ha dimensione finita. Tutto quello che stiamo facendo noi vale in qualunque spazio vettoriale. Quando faremo la dimensione vedremo anche dimensione finita. Chi è di dimensione finita è V doppio. Allora, cosa mi dice questa definizione qua? Questa definizione qua mi dice, supponiamo di avere dei vettori, K vettori, V1, VK, che sono indipendenti e che generano V doppio. Allora c'è qualcosa in più in questa definizione, c'è il fatto che ce la fanno a generare V doppio, ma c'è anche il fatto che io, se tolgo uno di questi vettori qua, non posso più ottenere V doppio per l'osservazione che abbiamo fatto prima. Perché se ottenessi ancora V doppio, vorrebbe, per esempio, supponete di poter togliere V con K. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che V con K lo potete generare con gli altri vettori. E allora i vettori non sarebbero parte libera. Quindi, mi dice due cose insieme. Mi dice che ce la faccio a generare tutto V doppio e tutti questi vettori effettivamente servono. Allora, una cosa di questo tipo io la chiamo base. Allora, il mio scopo adesso è di far vedere che tutte le basi hanno, se V doppio ha una base,
ogni altra base di V doppio deve avere la stessa lunghezza. Cioè, se trovo 5 vettori che generano V doppio ed è una base, e se trovo altri vettori che generano V doppio ed è un'altra base, la base è fatta pure quella da 5 vettori. Non può essere fatta da 6 o da 7 o da 3. È chiaro? A quel punto potrò dire, siccome tutte le basi di V doppio hanno lunghezza 5, cosa dirò? Secondo voi? Cosa sarà 5? No? La dimensione di V doppio. Dirò che V doppio ha dimensione 5. Allora, per capirci, vi ricordate il piano? Quanti vettori ci vogliono per generare il piano? Minimo 2. Ce ne posso mettere pure 3. Però se ce ne metto 3 vuol dire che almeno uno lo posso scartare. Però non è proprio... attenzione però, minimo 2, però non posso prendere 2 qualunque, perché se li prendo allineati ne prendo 2 e non ce la faccio a generare il piano, ce la solo vabbè. Perché uno poi lo scartavo e me ne rimaneva solo 1. Quindi ci vogliono due vettori non allineati, non nulli e non allineati implica non nulli, perché se uno è nullo è allineato è 0 per 9. Chiaro? Cioè due vettori non allineati. E se ce ne metto tre che significa? Faccio i conti e vedo che uno lo potrò scartare. E se ce ne metto uno che succede? Che non basta. Vedremo che ogni volta che genero il piano ed è una base, la base sarà sempre di due vettori. No tre, no nu, ma sempre tre. Quindi avrà tutto il diritto di dire che il piano ha dimensione 2. E questo vale per il piano quando siamo... oppure vale anche per i piani, diciamo, per i piani passanti per origine in uno spazio di R2. Se prendo un piano passante per origine nello spazio usuale, vedremo che anche lì per fare una base ci vorranno esattamente due vettori, per fare una retta ci vorrà esattamente, passando le leggi, ci vorrà esattamente un vettore, per fare tutto lo spazio ci vorranno esattamente tre vettori indipendenti. Quindi le basi saranno sempre di lunghezza 1 per le rette, 2 per i piani e 3 per lo spazio. Quindi arriveremo alla conclusione che le rette hanno dimensione 1, diciamo sempre se sono sotto spazi vettoriali. Hanno anche dimensione 1 come se non passano per origine, però non saranno sotto spazi vettoriali, si chiamano sotto spazi affini, ma questo è un altro discorso. I piani passanti per origine hanno dimensione 2, lo spazio avrà dimensione 3. Oh, però prima di arrivare a questo, perché ci vuole un po' per arrivare a questo, diciamo, non è difficile, però bisogna... perché vado lentamente su queste cose qua? Perché sono tutti concetti che bisogna capire, se no non andavo lentamente. Andare lentamente è come quando tu vedi il testo là e lo vai a vedere con la lente in ingrandimento. Magari te l'hanno scritto piccolo sulla confezione, però è importante, quindi se lo vai a vedere con la lente in ingrandimento è meglio, se no poi trovi qualche sorpresa. Oh, poi un altro concetto qua però. Supponiamo di stare in V doppio. Ah, scusate, mettiamo così. Supponiamo di avere un sistema di generatori di V doppio. Io, dal discorso che ho fatto prima, anche se non ho dimostrato ancora nulla, cosa potete capire? Cosa posso dire sulla dimensione di V doppio quando riuscirò a dimostrare che c'è una dimensione? Per esempio, supponiamo che trovo 5 vettori che generano V doppio. Cosa posso dire sulla dimensione di V doppio? Non lo so se è 5, perché io non so se i vettori sono una base. Però, cosa sono? Può essere 6? Perché no? Perché no? Non è una contestazione, è una richiesta di spiegazione. Perché no? Effettivamente non può essere 6, ma perché? Allora, se ci bastavano 5 vettori per generare tutto V doppio, per ottenere una base, che devo fare? O erano già una base e sono indipendenti,
Allora sono una base, è finito. O se no, ce ne tolgo qua, uno. Allora, quale concetto? Mettiamo che sono 5, genero V doppio, che succede? Sono indipendenti? Sì. Fine, è una base. Sono indipendenti? No. Allora sono dipendenti. Allora c'è uno che posso scrivere come convenzione lineare degli altri. E lo tolgo. Cioè lo tolgo nel senso che lo genero dagli altri e quindi il numero di vettori che mi serve per generare V doppio scende a 4. Per esempio, in quel caso di prima, V4 potevo generare con V1, V2, V3, V5, quindi V4 lo tolgo e ci basta V1, V2, V3, V5, sono 4 vettori e mi genera sempre V doppio. Chiaro? Poi vado a vedere questi 4 vettori e vado a vedere se sono indipendenti o no. Allora, risposta, domanda, sono indipendenti? Risposta, sì, è una base, fine. No, ne trovo uno di questi 4 che si esprime come combinazione lineare degli altri 3. Allora che faccio? Quello che ho fatto prima, lo tolgo e rimango con 3. Perché con 3 ci potevo fare il 4 e con i primi 4, con 3 più il 4 ci potevo fare il 5. Quando è che mi fermo? Quando arrivo che sono indipendenti. Quindi, da un sistema di generatori, togliendo, ma se fino a che non sono indipendenti, io mano a mano tolgo qualche generatore che posso diciamo, generare dagli altri vettori e mi fermo quando arrivo a dei vettori indipendenti. Quindi posso produrre, cioè, una base con un sistema, chiamiamolo così, sottrattivo. Cioè, tolgo quello che non mi serve. È chiaro? Quindi, cosa posso dire della, della dimensione di V doppio? Ancora non l'abbiamo definita, quindi è solo un fatto intuitivo. Cosa posso dire della dimensione di V doppio? Che è? Rispetto a 5 com'è? Oh, no. O uguale o meno. Se erano indipendenti era 5. Quindi se ho k, se un sistema di generatori di k vettori, la dimensione di q doppio sarà minore o uguale di k. Viceversa, supponiamo di avere 5 vettori, so che stanno in v doppio e so che sono parte libera. Io ho in v doppio, ho 5 vettori diversi che sono linearmente indipendenti. Però non lo so se ce la fanno a generare v doppio o no. È chiaro? Allora, cosa posso dire in questo caso della dimensione di V doppio? Posso dire che fa 3? Allora, quando vedremo teorema sulle basi, lunghezza delle basi, vedremo che se ce la potevo fare con 3, ce la potevo fare anche con 3 di questi 5. Ma siccome questi 5 sono indipendenti, questo non è possibile. Quindi non ce la posso fare con 3, non ce la posso fare con 4, o li devo prendere questi 5 qua, oppure eventualmente ci devo aggiungere esattamente il contrario. Sistema di generatori ce la faccio e quindi vedo quello che posso risparmiare. Allora, mettiamola così per creare una metafora che vi possa aiutare. Il mio obiettivo è prendere l'esame con 3. Allora, se studio 300 ore ce la faccio, però se studio 300 ore solo per quell'esame, diciamo, devo studiare 8 moduli durante l'anno o di più, no, 8, 7 moduli, 300 per 7 fa 2100 ore, mi fa una media di quasi, diciamo, togliendo sabato e domenica, fa più di 8 ore al giorno, ce la faccio, ma voglio risparmiare. Allora, vedo come devo organizzare, cosa devo fare, come devo studiare. Allora, se voglio passare l'esame con 30, con 300 ore ce la faccio,
però se ce la faccio anche con 250 risparmio 50 euro. Chiaro? Quindi in quel caso io cerco, so che ce la faccio, però cerco di risparmiare. Viceversa, se ho un obiettivo di vendere l'esame con un certo voto, può essere 30, può essere 24, può essere 18, non è che... Però se so che studio 50 ore e non ce la faccio, devo aumentare. In ogni caso io cosa faccio? In un caso, vabbè, prima ho come obiettivo che devo arrivare a quell'obiettivo, dopodiché cerco di arrivarci con meno... Per esempio, il mio obiettivo è già W doppio, con però meno vettori possibili. Allora, se ce la faccio già a generare W doppio, cerco di togliere qualche vettore. Se invece non ce la faccio a generare W doppio, però ho dei vettori indipendenti che stanno in W doppio, cosa faccio? Aggiungo qualche vettore. E non è che vado ad aggiungere un vettore che è dipendente da quelli prima, la combinazione di quelli di prima, già lo generavo, non mi serve. Andrò ad aggiungere vettori linearmente indipendenti. Questo è il concetto. In un caso tolgo, in un altro caso aggiungo. C'è una differenza però. Diciamo, prendiamo queste due disuguaglianze quando scriveremo la dimensione, ripeto, ancora non l'abbiamo definita, ma l'andremo a definire ben presto. Dobbiamo fare prima il tema sulla lunghezza delle basi. Che differenza c'è tra queste due situazioni? Questa era quella che corrispondeva ad avere 5 generatori, 5 vettori di W per un sistema di generatori. E questa era quella che corrispondeva ad avere una parte libera di 5 elementi dentro W. In un caso sapete che la dimensione è al massimo 5. Nell'altro caso sapete che la dimensione è almeno 5. Allora io dico, nel primo caso procedo a togliere fino a che non trovo i vettori sono indipendenti e quindi troverò una base di W. In altro caso continuo ad aggiungere fino a che non genera tutto W doppio e avrò una base di W. Non notate niente di diverso nei due casi? In realtà c'è una differenza eppure grossa. In un caso il procedimento terminerà sicuramente. Quale dei due? Il primo. Se 5 ci bastano, vado a vedere. Sono indipendenti? No, allora ne scarto uno. Allora sono 4. Poi sono indipendenti? No, allora ne scarto uno. A cosa posso arrivare? A 0. Ma se arrivo a 0 vuol dire che W doppio è il vettore 1. Meno di 0 posso fare. Quando arrivo a 1, 2, 0, 2, 1, 0 è facile vedere che i vettori sono ovviamente indipendenti o no. E poi meno di quello, meno di 0 non posso arrivare. E nell'altro caso? L'altro caso 5 aggiungo un sesto, 6 aggiungo un settimo, 7 aggiungo un ottavo. Finisce sicuramente il procedimento? No. Dipenderà se, allora, se io sto in un ambiente grande che ho già generato con 50 vettori, allora se riesco, cioè se W è contenuto in V e so che la dimensione di V è minore o uguale di 50, allora ci sarà, quando faremo la dimensione capiremo che W è contenuto in V, questo ha la dimensione di 50, quello deve avere la dimensione di meno, quindi anche lui avrà dimensione finita, allora in quel caso il procedimento termina sicuramente. Chiaro? Ma non sarà sempre così, ci saranno anche dei casi in cui
W potrebbe, può capitare, ci sono anche gli spazi vettoriali che non hanno dimensione finita. Quindi tu aggiungi, 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 ma con un numero finito di vettori non ce la fa generare. Però questo, diciamo, sarà un caso che riguarderà più analisi che la parte che stiamo facendo adesso di algebra lineare. Perché per quanto riguarda la parte che stiamo facendo adesso di algebra lineare, faremo soltanto spazi vettoriali di dimensione finita. Cioè, in poche parole, se siamo dentro Rn, Rn tutto quanto ci avrà dimensione n. Quindi i suoi sottospazi avranno dimensione minore o uguale di n. Chiaro? Bene. Ok. Allora, ci sono due opzioni. O vi do 2 minuti di pausa, ma proprio 2 minuti, cioè non mi alzate dal posto, neanche per andare a fumare la sigaretta o che, proprio 2 minuti. O se no continuiamo direttamente, come volete voi. Vabbè, 2 minuti però.